siamo qui, Madre Santissima, alla tua presenza, alleluia, gloria al tuo nome. E non vogliamo dimenticarci una cosa importantissima, che non siamo stati noi che abbiamo scelto te, ma sei stato tu a scegliere noi, come hai sempre fatto, alleluia, gloria al tuo nome, perché l'amore non è partito mai dagli uomini, l'amore, il vero amore è partito da te, dal tuo cuore. Quindi sei stato tu che ci hai cercati, ci hai trovati, ci hai chiamati per nome e ci hai condotti nella tua casa per ammaestrarci e per farci conoscere i misteri del tuo regno, perché quello tu, Signore, hai stabilito per noi. Quindi già sin da adesso stai incominciando a farci conoscere, quindi a inoltrarci in questo regno immenso, eterno e meraviglioso. Alleluia, gloria, alleluia, gloria al tuo nome. Rendi sensibile il nostro orecchio, l'orecchio del nostro cuore, affinché ti possiamo ascoltare ed ogni tua parola possa essere assimilata e serbata nel Signore, che faccia veramente radici profonde dentro l'anima nostra, per la tua gloria e per la gloria di Gesù, che benediciamo ora e sempre in eterno. Alleluia, amen, amen, amen. Andare in preghiera e che il Signore ci guidi con lo Spirito Santo, guidi me
in modo tale che io mi possa esprimere in maniera semplice e facile come sempre, per poter essere compreso tanto da piccoli e grandi, giovani e meno giovani, non dico vecchi. Vecchio non ne avevo neanche. Così vecchio si ettono. No, non siamo vecchi da ettare, noi siamo anziani, che abbiamo usato vedo con tante esperienze. Amen. Gloria a Dio. Quindi, allora, e quindi il Signore, se ve ne accorgete, usa un parlare semplice e facile, appunto, perché lo devono capire sia come si chiamano, sia i bambini, sia pure le persone che sono più anziane. E come pure i bambini che ancora non vanno a scuola, no? Vanno all'asilo, e quelle lì invece che sono laureati. Non è facile far coincidere le due cose, vedete? Qui solo il Signore lo può fare, alleluia. Amen, gloria a Dio. Quindi preghiamo che appunto il Signore ancora questa sera usi un linguaggio universale, comprensibile a tutti, amen? E che mi dia libertà appunto di esprimermi con parole mie semplici, amen? Perché come se la sorella stamattina, come si chiama, in trasmissione, no, in trasmissione stamattina la sorella dice, noi dice, andiamo in chiesa, dice, con libro di cantici, no, e con Bibbia, dice, vocabolario non avevo. Perché se uso un linguaggio difficile, voi ci vado a buttare un libro di cantici, a Bibbia, e pure vocabolario, e io imparare a leggere piano piano, in modo tale che voi cercate voi il vocabolario, il significato della frase difficile che io dico, no? Vedete, perché il Signore ha preso sempre le cose, diciamo, disprezzate, per dire, in modo tale che la gloria vada al Signore, in modo tale che nessuno si possa gloriare. Ah, io perché so parlare, grazie a Dio. Io sto fatto, lo posso dire, io, perché fa un miracolo. Mi esprimo quando sogno su popolo, quando scendo su popolo, finisci parlare. Non so se una volta ci fu un fratello, ma fa, ora non c'è più, è andato col Signore. Dice, fratello, dice, se tu parlassi così con il suo popolo, dice, mangia una cosa, dice, ne farebbe strano contro. Dice, perché comincia? Dice, invece quando sono fatto se un'altra persona, perché c'è lo Spirito Santo, io di mio non ho niente, quindi non mi posso vantare niente, no? E quando mi telefonate, è vero, ha telefonato su un breve, ma come figlio, poi non mi vado a nulla, perché ci sono bimbi che pare che l'hanno attaccato col filo, no? È una cosa, passano a nausea con una facilità. Sì. Figliolo, quando io ci do una risposta, mi blocco, pare che una parola più ne saccio dire, no? E concludo viato. Va bene, pace fratello, pace sorella, sì, ok, va bene, amen, gloria a Dio, che c'è a dire? Figliolo, non fare così. Vedete, la mia bravura, che sogno proprio, un grande parlatore, come a Mosè. Mosè era pure un grande parlatore, e il creatore ci ha Fabiano che era checco, che era, come si dice, babbuziente. Non ero, dice, era tanto di parola, perché era, non era un grande parlatore. Amen. Non era che era babbuziente. Amen. Come, ecco, vedete quante cose. Tutti parlano, tanti o meglio, parlano della Bibbia, leggono la Bibbia, la commentano. Ma figliole, ci sono frane a non finire. Amen. Preghiamo anche per loro. Amen. Andiamo a preghiare, gloria a Gesù. Preghiamo, Signore, come ti è stato chiesto, Signore, dalla sorella nella preghiera. E preghiamo per il mondo intero, per tutti coloro che sono infermi, sia fisicamente ma soprattutto spiritualmente. Signore, che ci siano delle guarigioni a livello spirituale.
Signore, più di quelle fisiche, materiali. Perché, Signore, a che serve all'uomo guadagnare il mondo intero e poi perdere l'anima? Signore, vivere magari in perfetta salute fisica ed essere malato nello spirito, o peggio ancora, morto nello spirito. Gloria, te l'endele messi, alleluia. Ti preghiamo, Signore, per ogni incredente, di qualsiasi denominazione, Signore, sia. Alleluia, qualunque denominazione appartenga, purché creda in Cristo Gesù, il tuo figliuolo, Padre Santissimo, e per mezzo del suo sangue riceva liberazione da ogni peccato, sì, Signore. Ogni peccato sia rimesso grazie a quel sacrificio compiuto sulla croce. Così, Padre, ascolta la nostra voce, la nostra preghiera, e fai che il nostro parlare sia, Signore, condito con sale. Signore, che sia un parlare simile al Tuo, simile a quello di Gesù. Alleluia. Per vivere in perfetta, Signore, armonia, in perfetta sintonia, in perfetta comunione. Aramata, candalama, sia l'amata. Alleluia, sì, Signore, per onorarti qui in terra e lassù nel cielo per tutta l'eternità. A gloria tua di Gesù, benedetti in eterno. Alleluia, amen, amen, amen. Vogliamo leggere allora, con l'aiuto del Signore, nel capitolo 29 della Genesi. Alleluia. Poi Giacobbe si mise in cammino ed andò nel paese degli orientali. Guardò e vide un pozzo in un campo, e là vicino tre greggi di pecore accovacciate, perché da quel pozzo abbeveravano le greggi, e la pietra sulla bocca del pozzo era grande. Là si radunavano solitamente tutte le greggi. Allora i pastori rotolavano via la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano le pecore. Poi rimettevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. E Giacobbe disse loro: fratelli miei, di dove siete? Essi risposero: siamo di Aran. Allora egli disse a loro: conoscete voi Labano, figlio di Naor? Essi risposero: lo conosciamo. Egli disse loro: sta bene egli? Essi risposero: sta bene. Ed ecco sua figlia Rachele che viene con le pecore. Egli disse: ecco, è ancora pieno giorno e non è tempo di radunare il bestiame. Abbeverate le pecore e poi andate a pascolarle. Ma essi risposero: non possiamo finché tutte le greggi siano radunate e abbiano rotolata via la pietra dalla bocca del pozzo. Allora faremo bere le pecore. Egli stava ancora parlando con loro quando giunse Rachele con le pecore di suo padre, perché ella era una pastora. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, e le pecore di Labano, fratello di sua madre, si avvicinò, rotolò la pietra dalla bocca del pozzo e abbeverò il gregge di Labano, fratello di sua madre. Allora Giacobbe baciò Rachele, alzò la sua voce e pianse. Quindi Giacobbe fece sapere a Rachele che egli era parente di suo padre e che era figlio di Rebecca. Ed ella corse a dirlo a suo padre. Appena Labano udì le notizie di Giacobbe, figlio di sua sorella, gli corse incontro, l'abbracciò, lo baciò e lo condusse a casa sua. E Giacobbe raccontò a Labano tutte queste cose. Allora Labano gli disse: tu sei veramente mia carne e sangue. Ed egli rimase con lui per un mese. Poi Labano disse a Giacobbe: perché sei mio parente, dovrai tu servirmi per nulla? Dimmi quale deve essere il tuo salario. Or Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lea e la minore Rachele. Lea aveva gli occhi languidi, ma Rachele era avvenente di bell'aspetto. Perciò Giacobbe amava Rachele e disse a Labano: io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore. Labano rispose: è meglio che la dia a te piuttosto che darla a un altro uomo, rimani con me.
Così Giacobbe servì 7 anni per Rachele e gli parvero pochi giorni per l'amore che le portava. Poi Giacobbe disse a Labano: dammi mia moglie, poiché il mio tempo è compiuto, e lascia che mi accosti a lei. Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e fece un convito. Ma quando fu sera, egli prese sua figlia Lea e la condusse da Giacobbe, che entrò da lei. Labano diede inoltre la sua serva Zilpa per serva a Lea sua figlia. L'indomani mattina, ecco che era Lea. Allora Giacobbe disse a Labano: cosa mi hai fatto? Non è forse per Rachele che ti ho servito? Perché dunque mi hai ingannato? Labano rispose: non si usa far così nel nostro paese, dare cioè la minore prima della maggiore. Finisci la settimana di questa e ti daremo anche l'altra per il servizio che presterai da me per altri 7 anni. Allora Giacobbe fece così e finì la settimana di Lea. Poi Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Inoltre Labano diede la sua serva Bila per serva a Rachele sua figlia. E Giacobbe entrò pure da Rachele ed amò Rachele più di Lea e servì da Labano altri 7 anni. L'Eterno, vedendo che Lea non era amata, aperse il suo grembo, ma Rachele era sterile. Così Lea concepì e partorì un figlio e lo chiamò Ruben, perché disse: l'Eterno ha visto la mia afflizione, perciò ora mio marito mi amerà. Poi concepì nuovamente e partorì un figlio e disse: l'Eterno ha udito che io non ero amata, perciò mi ha dato anche questo figlio, e lo chiamò Simeone. Ella concepì nuovamente e partorì un figlio e disse: questa volta mio marito si affezionerà a me, perché io ho partorito 3 figli. Per questo fu chiamato Levi. Ella concepì nuovamente e partorì un figlio e disse: questa volta celebrerò l'Eterno. Perciò lo chiamò Giuda. Poi cessò di avere figli. Quando Rachele vide che non dava figli a Giacobbe, diventò invidiosa di sua sorella e disse a Giacobbe: dammi dei figli, altrimenti io muoio. Giacobbe si accese d'ira contro Rachele e disse: sto io forse al posto di Dio che ti ho negato di avere figli? Ella rispose: ecco la mia serva Bila, entra da lei affinché ella partorisca sulle mie ginocchia, così per mezzo di lei potrò avere dei figli. Così ella gli diede per moglie la propria serva Bila. E Giacobbe entrò da lei, e Bila concepì e partorì un figlio a Giacobbe. Allora Rachele disse: Dio mi ha fatto giustizia, egli ha pure ascoltato la mia voce e mi ha dato un figlio, perciò gli pose nome Dan. Poi Bila, serva di Rachele, concepì nuovamente e partorì a Giacobbe un secondo figlio. Rachele allora disse: ho combattuto grandi lotte con mia sorella ed ho vinto, perciò lo chiamò Neftali. Orlea, vedendo che aveva cessato di avere figli, prese la sua serva Zilpa e la diede in moglie a Giacobbe. Così Zilpa, serva di Lea, partorì un figlio a Giacobbe, e Lea disse: che fortuna, e lo chiamò Gad. Poi Zilpa, serva di Lea, partorì a Giacobbe un secondo figlio, e Lea disse: quanto sono felice, poiché le donne mi chiameranno beata, perciò gli pose nome Asher. Sentite, ne fermiamo che... tanto la storia la conosciamo, no? Stavo facendo una gara. Se la faceva una a gara, quindi ora, ma Dio permette tutte queste cose? Vedete, quando Dio ha un piano, siccome vedete, Dio non può fare affidamento sull'uomo, perché basta pensare che Dio aveva creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, e anche poi la donna, e avrebbe voluto che tanto Adamo
che Eva collaborassero con Dio, perché vedete, Dio aveva creato prima di creare, vedete, Adamo ed Eva, Dio aveva creato l'universo. Amen. Voi dovete pensare che il Signore mi ha dato da capire questo, che prima che Dio creasse Adamo ed Eva, lui aveva creato angeli, serafini e cherubini. Aveva creato, diciamo, su altri pianeti, non sappiamo su quale pianeta, e Dio aveva creato, diciamo, tutti questi angeli, serafini, cherubini, e aveva posto il suo trono. Amen. E poi aveva creato la terra, diciamo, perché l'affidasse, questa terra l'affidasse all'uomo, perché dove lui aveva il suo trono e si trovavano quindi angeli, arcangeli, serafini, cherubini, vedete, quella era un regno spirituale. Amen, gloria a Dio. E quindi gli angeli, tutti gli altri, serafini, cherubini, ognuno di loro aveva un compito, Dio aveva affidato loro un compito ben preciso che loro dovevano svolgere del continuo. Vedete? E quindi per quanto riguardava invece il pianeta Terra, il Dio aveva creato l'uomo, amen, Adamo. E non solo lo aveva creato per il pianeta Terra, ma Dio aveva creato anche tutto il sistema solare, amen, con altri pianeti, satelliti e cose varie. E addirittura aveva creato anche altre galassie che oggi noi, vedete, siamo venuti a conoscenza, invece allora non si sapevano queste cose, perché dare una spiegazione del genere ad Adamo o ad altri sarebbe stato prematuro, e quindi nessuno avrebbe potuto capire il piano di Dio. Oggi noi riusciamo a capire il piano di Dio grazie alle spiegazioni, alle rivelazioni che lui ci sta dando. A me ci sta diventando tutto facile da capire, grazie sempre a Dio che ci illumina e ci guida con lo Spirito Santo. Quindi allora a questo punto dice, dice il Signore: se io volevo collaborare, volevo che Adamo collaborasse con me, per collaborasse, perché praticamente, fratelli, è come se io ho un'azienda e quindi io cerco di affidare nella mia azienda varie cose a delle persone. Praticamente nelle grandi fabbriche, guardate, io ho lavorato in una grande fabbrica lì a Torino, come ho detto una volta, eravamo in tutto fra impiegati e operai, 1000 persone, amen? Fratelli, lì c'erano i reparti, ogni reparto aveva il suo capo reparto. Amen. Perché si facevano in fabbrica lì, non si faceva una sola cosa, si facevano tante cose. Si lavorava per la Fiat, si lavorava allora per la Lancia, che era una casa automobilistica separata, anzi si faceva una concorrenza, per esempio Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Auto Bianchi. Questi ora appartengono tutte alla Fiat, ma una volta questi erano, perché li ha assorbiti, essendo fabbriche, diciamo, che poi non possono affrontare, vedete, diciamo, le altre nazioni. Allora la Fiat, essendo diventata grande, famosa, le ha assorbite, e quindi sia ora la Lancia, l'Alfa Romeo, come pure la Ferrari, sono tutte marca Fiat, ci siamo, gloria a Dio. E allora ora Dio, vedete, aveva creato tutte queste cose affidando a ciascuno un compito, quindi ad Adamo e a tutta la sua progenie aveva affidato questo compito di gestire, di amministrare la terra e gli eventuali pianeti che sarebbero stati abitati dall'essere umano se fosse rimasto immortale, se non avesse peccato.
perché con il peccato diventò mortale l'uomo. Sarebbe rimasto invece immortale, quindi la terra stessa non l'avrebbe più potuto contenere. Ci siamo. Ecco perché Dio creò l'universo con tanti pianeti e anche galassie. Perché? Si sarebbe riempita tutta questa distesa, diciamo, tutto l'universo, invece purtroppo con il peccato. Allora dice il Signore, penso, dice: ma posso fare io affidamento sull'uomo? Ma ne vorrei né mai. Allora vedete, ha lasciato, però era sempre lui che gestiva le cose e permetteva, quindi però non le faceva andare oltre per non commettere degli errori irriparabili. Ci siamo? Perché tipo l'errore che aveva commesso Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, gloria a Dio. Quindi, allora, vedete, le cose che accadevano tra di loro, tra Labano e Giacobbe, diciamo Labano e le sue figlie, Giacobbe con le sorelle, le serve, sembrerebbe una cosa sconnessa, una cosa fatta male. Ma dice, ma che stanno comandando qua? Una cosa poco affidabile, è vero. No, ma che fa? Non si c'era un urlo del tesoro, si fa una gara qua per il figlio, no? Gloria a Dio. Ecco, tutto questo, vedete, era il Signore che lo permetteva. Faceva parte del piano di Dio. Dice, perché? Alleluia. Dice, perché? Ecco perché dico, fratelli, cerchiamo di non sentirci sapientoni. Ah! Se fosse il Signore, dovrebbe fare, farebbe così e non così. Tu ti stai muto, ti zicco con la lingua più dincia donna l'hai e basta. Altrimenti, Signore, piglia, te leva da dove pensi i piedi e non ti fa parlare più. Per tutta la vita. Oh. Perché? Ripeto. Perché, vedete, Giacobbe, come Labano, come Lea, Rachele, le serve, non sapevano, non conoscevano il piano di Dio. Ma il piano di Dio lo conosceva soltanto il Padre e Gesù. Ci siamo? Allora, il Signore, sapendo l'agire di Labano, le usanze e le cose, intanto fa sì che Giacobbe vada via di casa, perché mandato dal padre, è stato il padre che lo ha mandato, vedete, a Giacobbe da Labano, è stato il padre Isacco. Alleluia. Dice, allora vedete, allora Isacco, nel capitolo 28, dice: allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede quest'ordine. E gli disse: non prendere moglie tra le donne di Canaan. Alzati e vai a Paddan-Aram, alla casa di Betuel, padre di tua madre, e prendi di là in moglie una delle figlie di Labano, fratello di tua madre. Vedete? Quindi è stato quindi Isacco che mandò Giacobbe lì perché prendesse una sola moglie, che ne sapeva, come si chiama, Isacco, quello che sarebbe successo. Però, vedete, è successo l'imprevisto. Alleluia. Ma il Signore che viene dall'alto, dal cielo, non poteva intervenire, visto che Giacobbe doveva essere chiamato Israele e da lì formare questa nazione, questa nazione paragonata al primogenito. Alleluia. Amen. Non poteva intervenire? No. Il Dio interveniva, solo che gli altri non se ne accorgevano. Vengo e mi spiego subito. E dice, perché? Intanto, il Signore, invece di far andare al pozzo a Rachele, non poteva far andare a Chiuranni o pozzo. Tu sei a Chiuranni, vai tu o pozzo e vai a beverare o greggio. O no? No, a andare a Chiupicciredda. Giacobbe
appena vedi sciobavo, come dicevano in dialetto, no? Ci stavo lì sopra, e ora che sta qui la faccio scappare. E allora, però, ecco, però, quando lui arriva lì, subito, ecco, e questo, il, ecco, vedete, il piano di Dio. Perché Giacobbe era stato mandato dal padre per prendere in moglie una figlia, è giusto? Ora, le usanze che c'erano lì nel paese di Labano era che la prima a sposarsi fosse la maggiore, la figlia più grande. E allora, battata, che cosa? Che lui non si innamora della figlia più grande, si innamora della figlia più piccolina. No? Ora dico io, se è il Signore che gli è apparso a Giacobbe anche cammin facendo, vi ricordate, quando lottò con Dio, con l'angelo, cosa, no? Quindi il Signore lo guidava, l'accompagnava a Giacobbe. Quindi non poteva. Dice, ma perché tutto sto coso? Ecco, il Signore usa i nostri sistemi per realizzare il suo piano. Dice, perché? Allora, noi vediamo che Giacobbe ha avuto, quante figli ha avuto Giacobbe? E parlate voi. Non vi scantate, vi faccio promosse a tutte, mascolo e femmine. Ne ha avuti 13, ma mascolo e 12. Ha avuto a Dina pure, no? Ma Dina non conta. E allora? Perché i mascoli se vivono? E che c'è una coincidenza che tutti ci partoriscono i mascoli. È vero, anche a farla apposta. Tutti figli mascoli. Allora, e allora, ma perché? Ecco, questo piano di Dio. Perché? Manca a farla apposta. Guardate, il Signore, per realizzare il suo piano, che cosa fa? Rende sterile tanto Rachele che Lea. Non hanno figli. Però a un certo punto il Signore fa avere figli a Lea, che, no, scusate, perché stava pure in avanti, no? Per dire questo, come il Signore c'è dove noi vediamo l'intervento da parte di Dio e dove non lo vediamo, ma c'è. Ci siamo? Allora, Giacobbe doveva, seguitemi, attenzione, Giacobbe doveva possedere 12 figli. Doveva avere 12 figli. Ci siamo? Mi state seguendo? Dici, ma perché se ne aveva di meno? Oppure che sai? No. 12 figli. Perché da questi 12 figli dovevano nascere le 12 tribù di Israele. Ci siamo? Dici, e non li poteva avere tutti quanti di Rachele oppure di Lea? No! Perché come faceva Lea oppure Rachele avere 12 figli? Pensate, una donna avere 12, c'era mia nonna che aveva 12 figli, ha avuto 10 figli, perché di tempo facevano figli, televisione non ce n'era, e quindi facevano figli. Allora, quindi, ma fratelli, se 12 figli li avesse avuti soltanto Lea, li avrebbe dovute avere a una distanza di anni l'uno dall'altro, e in una maniera tale da poterli crescere, no fare a tipo capretteggi e pigliava e mandava a mangiare in giro. No, quindi allora, vedete, il Signore, per far sì che questi figli fossero, appartenessero
esclusivamente a Giacobbe, amen? Allora, fa sì che le due sorelle, amen, litigano tra di loro. Ma perché litigano? E il Signore li lascia litigare? In modo tale, siccome c'era l'usanza che quando una donna non poteva avere figli, poteva avere dei figli con la serva. A quei tempi le persone che stavano bene, quindi ciò significa che Labano era benestante, perché tant'è vero che le sue due figlie avevano delle serve. Amen. Quindi stavano bene, per dire, alleluia. E allora il Signore che cosa fa? Permette che Rachele non abbia figli. Per che cosa? In modo tale che Rachele faccia come aveva fatto Sara, con la serva, che Abramo non aveva avuto figli da Sara e quindi gli aveva dato ad Abramo la serva l'egiziana, è giusto? C'era questa usanza. Tutto questo, torno a ripetere, perché? In modo tale che Giacobbe potesse avere 12 figli, quasi tutti della stessa età. Ci siamo? Perché tu ne patturisci due, tu ne patturisci l'altro due, due dei servi, due dell'altra serva, un altro due dell'altra serva, un altro due della serva, quattro del caio, due del da, sei del chiesa. Ecco, lui potesse, a me, quindi accumulare, raggiungere questo numero, perché poi manca a farla apposta. Guardate, una volta raggiunto il numero, diventare tutte sterili. tanto lei a Rachele e pure le serve non fecero più figli. Gloria a Dio. Perché? Perché appunto al Signore servivano questi 12 figli. Ci siamo, gloria a Dio. Quindi vedete che un apparentemente pare che tra di loro litigavano e così l'una si metteva contro di l'altra, ma questo rientrava, vedete, nel piano di Dio. Altrimenti ognuno dice sì, ma sì, niente figli non ha, ma so signore manna, altrimenti niente, no? Oggi come oggi ci sono chi dice non ci interessa se hanno figli, ma dice so signore manna, se non ne manna niente, ma sì, ma tanto io no. Il Signore dice no, io voglio i figli, io voglio 12 figli qua. Giacobbe, remenete, datte da fare. Amen, gloria a Dio. Lui gli appianava, vedete, il Signore gli appianava la strada a Giacobbe, no? Perché Giacobbe si trovava tutto bello, mi sono doppiato d'argento, per non dire un doppiato d'oro, no? Perché chi non ci vede? Dice, vada, Rachele, un povero figlio, mi dice, sa Sosebba, e che fa, sei rifiuto? No. Poi non ci bastava la prima serva, la seconda serva, e che fa, sei rifiuto? E quindi pare tutta una cosa fatta male, no, propriosa, non è vero, figliolino, non stiamo... Quasi mi stai scandalizzando. Ma quello scandalizzare, fratelli, piano di Dio, sono innumerevoli, e guai chi si scandalizza, perché Dio deve raggiungere il suo fine prestabilito, gloria al Signore. E quindi ora noi vediamo che tra di loro sembra che ci sia questa discordia, ma è tutta per volere di Dio, ripeto, perché Giacobbe deve avere al più presto 12 figli. Poi, guardate, fa venire la carestia, fa litigare anche questo. Giuseppe che gli fa una veste particolare a Giuseppe. Gli altri fratelli ci viene la gelosia, l'invidia, no? Allora, anche questo, ma oh Signore, sta gente così, fratelli. Se il Signore non facesse così, non facesse certe cose, noi non le faremmo secondo la volontà di Dio. Invece il Signore si avvale delle nostre debolezze
per giostrarci come lui vuole, no? Alleluia. Ci siamo, gloria a Dio. Perché guardate, non poteva il Signore proteggere a Giuseppe dai fratelli che l'hanno venduto, ma proprio che vendono il proprio fratello, eh? E questo va a finire in Egitto. Vede, non è il piano di Dio. Come poteva Giuseppe diventare viceré d'Egitto se i suoi fratelli non l'avessero venduto? O no? Stanno a casa del padre cavesti che mano colonne? Amen, ci siamo. Vedete, quindi non bisogna scandalizzarsi nel piano di Dio, nelle cose di Dio, se le cose vanno apparentemente in una maniera gradita al nostro modo di vedere, di pensare, di agire. Dio è Dio. Alleluia. Ci siamo, perché guardate come l'importante è che alla fine tutto vada secondo la volontà di Dio. Ora il Signore dice, a me che mi interessa che se fra di loro si sciariavano? In italiano litigavano. Se loro litigavano tra di loro, sia sorelle che servi, che mi interessa? L'importante è che il Signore raggiunga, diciamo, il suo scopo, quello che lui deve fare. Alleluia. Ci siamo. Questo, vedete, ora il Dio non è l'Iddio che nel Vecchio Testamento faceva le cose in una maniera disordinata e oggi le fa in una maniera ordinata. Perché l'uomo è sempre lo stesso, no? Perché se è necessario, fra frate e soro si ammazzano lo stesso, ci sono quelli che le danno lo stesso. Quindi noi vediamo che l'essere umano è lo stesso. Amen? Allora, noi vediamo che la volontà di Dio nessuno la fa come Dio la esige. Amen? Quindi, vedete, il Signore è costretto a fare delle cose strane in modo tale da andare contro quello che può essere il pensiero dell'uomo, dell'essere umano, che intralcerebbe il disegno di Dio. Ci siamo, gloria a Dio. Quindi, ora vedete, quando mi si viene a dire quello era Vecchio Testamento, ma scusa, se nel Nuovo Testamento il Signore vede teste gloriose, gente che non è disposta a fare la volontà di Dio, che fa il Signore? Non porta a compimento il suo piano? Non realizza i suoi disegni, il suo progetto? Vedete, gloria, perché il Signore giustamente per ottenere quello che deve ottenere, perché fratelli, vedete che prima che Dio creasse angeli, serafini, cherubini, prima che Dio creasse l'universo, lui aveva già le idee chiare di quello che doveva fare e cosa doveva raggiungere nei miliardi di anni. Ci siamo. Allora, quindi Dio ha creato tutte le cose e in base alla sua creazione lui ha stabilito quello che deve fare, che concluderà, vedete, con i nuovi cieli e la nuova terra. Ci siamo. Vedete che anche questo era nel piano di Dio. Alleluia, gloria al Signore. Allora, per poter arrivare a questo, a realizzare questo, il Signore sarà costretto, vedete, a fare altre cose strane, a permettere che accadano delle cose anche strane. Perché? Per colpa non di Dio, ma per colpa dell'uomo. Ci siamo, gloria all'Altissimo. Per esempio, quando è stato di Cosoli, i figli di Giuda, vi ricordate i figli di Giuda che avevano, cioè uno aveva sposato la sua moglie, no? E dice che non voleva figli, come quelli che si sposano oggi per fare solo sesso. Ora uno dei figli di Giuda che si era sposato con, mi pare che si chiamava Tamar, chiede,
Allora, questo qui non si era sposato, vedete, per fare figli, lui si era sposato per fare sesso. Allora, e dice che questo dispiacque all'Eterno. Alleluia. Ora, fratelli, attenzione anche in questo. Come il Signore, non mi ricordo quando me l'ha fatto dire, se c'è stata una trasmissione o qualcosa, che voi giovani che ancora non siete sposati e siete fidanzati, se dovete rimandare di qualche anno o più il vostro matrimonio, perché magari non avete preparato il tutto, non affrettate il matrimonio per dire, ma sì, tanto i primi anni figli non ne volemmo, no? E poi ne ricettammo a casa, io parlo in dialetto, no? Ci diciamo a chi alla voce italiana, che vuol dire? Ne ricettammo a casa. Ci sistemiamo la casa, amante, ci sistemiamo la casa, i mobili, un bagno, l'isomassaggio, no? I cose da i botti che maneggia cromato d'oro, cose, no, che da mamma dare alla vasice, frigorifero, tutte queste cose, niente, figli per ora niente, lasciamo andare, raccattiamo un frigorifero però. Ne cattiamo tutte queste cose, no? Prima, poi ne maratano, i miei figli, no? Oh! Noi credenti, stavo dicendo ci dobbiamo sposare, io mai non sposai, eppure che io sai. Piano del Dio pure chiesto, ah, faccio non vuole. Ecco. Ah. Dio lo stesso, ieri oggi è in eterno. Alleluia. Allora, perché voi non sapete se il Signore con uno dei vostri figli vuol fare qualcosa. E se voi rimannate, quindi ogni coppia si deve sposare e dire, Signore, io mi sposo. Signore, pure che io rinunziare, ho il frigorifero, pure che io rinunziare, e i manigli cromati. Una roba non ce ne faccio mai. Oh, c'erano alcuni che volevano i manigli, ah no, devono essere cromato d'oro, da placato d'oro. Ma vedo cosa vuole, vai, a mangiare di pane e cipolla. E allora Dio, in spirito e verità, la vanità non ha fatto. Sapete che, mia mamma, mi pare, sapete che dicevano, ma mamma mi pare che era. Allora, che rimanga impresso sta studetto, La superbia, vanità, dice, andava a cavallo e ritornava a piedi. Certi detti che erano belli, no? Dice, la superbia, vanità, questa cosa, dice, andava a cavallo ma ritornava a piedi. Per dire a me che... E poi noi sappiamo che l'umiltà è quella che nel campo di, che precede la gloria. Quindi, fratelli, se io avessi dovuto aspettare per rigettare la casa da sopra, no, io la casa ancora non è rigettata. Io ho un figlio ora che ho 16 anni. Gloria a Dio, che faccio io? Oh, poi era vecchio, più vecchio ancora, che faccio? Sì, signore, perché prima va a fare a casa. Ho accettato, ma ci siamo. Allora, quindi, gloria all'Altissimo, chi voi che vi dovete sposare, se non avete possibilità, diciamo, però non dovete essere vanitosi, ambiziosi, accontentatevi del giusto, perché il giusto è benedetto da Dio. Il di più non è da parte di Dio. Amen? Quindi, Signore, appianami la via. Signore, dammi la possibilità di potermi sposare. Signore, e che io, ecco, la prima cosa che faccio, donarti un figlio o una figlia. Amen? Gloria a Dio. Nonno,
chiedere un figlio o una figlia al Signore. No, perché il Signore mi va a dare un figlio oppure una figlia, perché mio figlio va a diventare Cristo, va a diventare il Presidente della Repubblica. No? Quello che il Signore vuole. Signore, intanto tu lo offri al Signore. Allora, amen. Poi è chiaro che il Signore non è che vuole il male nostro. Poi, se, diciamo, nel matrimonio si devono usare dei sistemi, perché uno non è che può avere 50.000 figli, perché vivrebbero male, e Dio non pretende questo. Ma a me una primizia, un primo, sia mascolo che femmina, non lo vuoi tu dedicare, offrirlo al Signore, il primo o la prima, la primizia. Amen, gloria a Dio, la primizia. Quindi invece oggi, vedete, se accade nel mondo a noi non ci interessa, ma la Chiesa, i credenti, devono farsi fidanzati, e con questa intenzione, con questo obiettivo da raggiungere. Signore, io mi voglio sposare, e la prima cosa che faccio, Signore, non voglio sposare per sesso, io mi voglio sposare perché tu l'hai stabilito, che il matrimonio è voluto dal Signore. Ma non rifiutiamo al Signore quello che gli spetta, quello che gli è dovuto. Ricordiamoci che al Signore va sempre la primizia. La primizia di ogni cosa, quanto più dei figli, siano maschi o femmine, questi appartengono al Signore. È la primizia che va al Signore. Allora, ci siamo? Gloria a Dio. Perché, vedete, Giuda, che aveva avuto quei due figli, perché, vedete, il Signore da Giuda doveva poi, gloria all'Altissimo, continuare la discendenza. Vedete, quindi il primo figlio di Giuda, che dice, spandeva il suo seme per terra, si guardava dal fare rimanere incinta sua moglie, il Signore l'ha punito con la morte, e così fece il secondo figlio. Vedete, fratelli? Quindi con Dio non si scherza. Quindi che facciamo? Viviamo da parassite. Allora, gloria all'Altissimo, guardate. Certe volte il Signore, come è costretto ad agire e fare cose assurde e apparentemente ignobili. Prendi il caso, diciamo, questo fatto di Giuda, no? E prima di Giuda, che la moglie di Lot è stata una disonesta. Vedete, fratelli? Il Signore è stato costretto ad avere dei figli da Lot in una maniera ignobile, apparentemente. Fratelli, non voglio neanche menzionare la cosa, perché umanamente parlando è una cosa bruttissima. Eppure, vedete, il Signore tante volte come è costretto, quando deve realizzare i suoi progetti. Perché, fratelli? Perché c'è l'avversario che ci dice all'uomo e alla donna: e tu ti mariti e hai figli, a cosa da vita ai primi tempi, se ti vai, ti divetti. Se tu hai figli, poi ti incatenano, ti fanno nascere più. Allora, l'uomo e la donna, no? Scarsi, eri. Allora, sai che facemmo? Ne maradammo, i primi anni, magari dopo 5 anni, 6 anni, il secondo, quando, che vediamo io in casa ricettata, che poi, manca a farla apposta, c'è tu da casa, non si ricetta mai. Uno pensa, no, ma tale cosa, e poi a casa l'hai ricettata. Oh, se ne spunta un'altra cosa, è da casa, non si ricetta mai. Come non ho mai io a me casa? Oh, pare che sono attaccato con Spau. Attaccato con Laura. Oh, ho dire, stavo cercando che quando piove, no,
E ci sono i stendini che roba, non si può, l'ammazzare la dincia. Ma la dincia, quelle che conoscete, che siete venuti a casa mia, sapete la mia reggia, no? Tutte quelle stanze, no? Che non mi ricordo quanto sono assai. Ammazzare queste stendine di fuori e l'ammazzare la dincia. Al momento ci siamo scugnati per dopo, che non posso passare. Gloria a Dio, io rido e sono un te qua e voi altri non siete seri e che non siete te qua. Allora, manca a farla apposta. Sì, sai che facciamo? Allora, mi dice, facciamo una tattoia, così dice, stendini, mettiamo da sotto la tattoia, va bene, facciamo questa tattoia. Adesso quanto mi sogno da fare? Aveva dei ferri, da che l'aveva pigliato una volta, stai spazzolando, poi ci passo o cosa, l'anterruggine, cose. Ah, non si spaccia la varice. Che pare un satturi. In verità ve lo dico, no? Ci siamo, guarda che siamo perditi, come ora che fare? Mi mettere la lavatrice o la tettoia? E sento che c'è la lavatrice qua, tu sento lo muri da sotto, l'avrò tessata al momento, si può mollare, che ne saggio, ma che fare? Quindi fratello, non appena io stavo cercando di registrare una cosa, ne arriva nausea, e sta casa, e ora io per 16 anni, eppure ci sei 14 anni, no? La mossa è pedicchia, non l'hai potuto fare. Ora, se io avessi detto dentro di me, prima mi ricetto a casa, mi faccio cosa, e poi, a Dio piacendo, i figli. Fratello, ancora io andavo a finire, diventava vecchio, non ci faceva più, ma stava zitta, e il figlio mi andava proprio, invece mi desse da fare all'inizio. Oh Signore, ma appena passata, gloria a Dio, e a casa, mano a mano, se riesco a farla faccio, altrimenti niente, e ai stendini, ci facemmo e ne scemmo. Alla patrice ci dico, o ti stai muta o dietro. È un catarò, mi posso mettere a riparare la patrice, oh, ma ne ora né mai, perché sicuramente dovrei, fratelli, e poi quante cose ho da fare? L'automatico, le cose, fratelli, l'internet, i computer, e cose. Sapete, certo, ne ce le faccio. Me devo dividere in tantissime cose, gloria a Dio. Vedete, quindi, allora, ma a che faccio? Impedisco al piano di Dio di realizzarsi? Ma no, alleluia, gloria a Gesù. Quindi, ora, noi vediamo che sia ai tempi di Lot, il Signore è stato costretto a permettere di fare una cosa vergognosa, amen, per realizzare, cioè, perché vedete gloria a Dio? Perché l'avversario, che lo sgridi l'Eterno, lui più o meno, non è che sa tutto, no, ma più o meno intuisce, sa, e quindi dice, guarda, l'avversario, dice, guarda, l'avversario dice, guarda, l'Eterno ha posato il suo sguardo su Lot. Lot è una brava persona, una brava famiglia, ed io devo mettere discordia in quella famiglia. E l'avversario mette discordia nella famiglia di Lot. Tant'è vero che Lot si ritrova a dover lottare, con la moglie, e con altre figlie e generi. Ma capite? L'avversario dice, e ci consai un brodo a lotte, ora vediamo quello che il Signore fa. Visto che voleva, il Signore dice, che ti sgrido, io sono l'Eterno e non devo dare conto a nessuno, perché Lot avrà lo stesso dei figli.
sua moglie è diventata una statua di sale perché l'avversario ci aveva in coda testa, vedete, alla moglie di Lot, come ci aveva in coda testa e Generi e alle altre figlie. Dice, ecco, come chi che sta giocando a dama ed è chiuso di tutti i patti. Dice, se non è sposto, come faccio qua? Se non ho mai chiuso. Allora, quando il mondo sembra chiuso intorno a noi, il Signore apre sempre una porta e non rimane sconfitto. Amen. Gloria a Dio. Ha dovuto usare un sistema, umanamente parlando, ignobile. Va, no, però Dio sa ogni cosa. Con Giuda, quindi voleva fare la stessa cosa, eh? Perché? Perché vedete, quando il Signore vede una persona, uno di noi, che ci disponiamo nelle sue mani, allora di noi il Signore vuol fare qualcosa di particolare. Allora l'avversario se ne accorge, dice aspetta, il Signore ha posato il suo sguardo sul fratello, sulla sorella, ora io li metto contro e cerca, vedete, sempre di ostacolare il piano di Dio. Fratelli, ma il piano di Dio nessuno lo può ostacolare, perché come diciamo noi in dialetto, o diritto o di gatto, il Signore lo porta sempre a compimento. Amen? Quindi vedete, Giuda ha usato quel sistema della nuora. Amen? E ci dice la scrittura che poi Giuda non ha avuto più contatti, rapporti con la nuora. Ci siamo? Vedete quindi che il Signore usa quei singoli particolari per poter continuare quello che lui ha progettato? Alleluia. Amen, ci siamo. Gloria a Dio. Quindi, e noi vediamo che leggendo la scuola, ah, chi era il Vecchio Testamento? Perché il Vecchio Testamento che Dio c'era? Un Dio disonesto come siete disonesti voi? Perché sono disonesti tutti quelli che parlano male del Vecchio Testamento. Contro il Vecchio Testamento, come sotto il Vecchio Testamento, Dio era perduto, era un Dio saviato, che ha permesso tante cose. Alleluia. Il Dio è capace di permettere la qualunque cosa anche ai giorni nostri. Alleluia. Perché deve portare a compimento i suoi disegni, il suo piano. Alleluia. È guai chi si interpone tra lui e quelli che lui sceglie. Ci siamo, gloria a Dio, alleluia. Quindi, noi vediamo che poi, vede, era necessario, certo che non fa con tutti così, alleluia, no? Perché chiaramente sono casi singolari, unici, irripetibili. Ci siamo? Non vorrei che diciamo certe cose, certe concessioni nel passato si prendessero al presente come dottrina, come abitudine, nel modo più assoluto. Sono cose sono delle eccezioni che il Signore fa, irripetibili, gloria al Signore, come nel mio caso, che parlano e che dicono che vogliono. Alleluia. Quindi, attenzione, questo deve servire, fratelli, torno a ripetere, a noi. La qualunque cosa accade nella vita degli altri, a noi non deve interessare. Amen? Noi non sappiamo quali sono i piani di Dio. Perché se Dio vuole dare una lezione anche a un semplice fratello o sorella, che ne sappiamo noi? Che subito ne mettiamo a giudicare? E se il Signore vuole che quel fratello, quella sorella seguano una certa strada, per poterli modellare, chi siamo noi che subito interveniamo con il nostro giudizio? Vedete quante cose strane ha fatto il Signore. E che poi, guardate, come pure ai tempi del re Davide, il re Davide che ha commesso anche quel peccato
che effettivamente, che poi il Signore l'ha punito pure, però chi è che osa giudicare? Ah, chi era il re Davide? A quei tempi. E perché oggi non ci può essere un unto di Dio? Oppure a fare capi di arisanti in Aoda? Ora ci facciamo una statua a Santo Davide, da, no? Oh, oggi noi, il Signore ha i suoi unti e con i suoi unti fa quello che vuole, non ci va a dare conto a nulla. Ci siamo. Quindi ecco, guardiamoci bene, fratelli. Io ve lo dico in verità, che poi questa mattina nella trasmissione, diciamo, la mia compagna l'ha detto, dice, fratelli, io quando ho saputo di un pastore che prima lo innalzavano, che era meglio pastore di Messina, lo innalzavano. Poi, tanti di quelli che lo innalzavano, l'hanno buttato nel fango. E quando io l'ho saputo, mi sono messo a piangere. E il fratello lo sa, perché me l'ha portato lui questa notizia. Mi sarei dovuto rallegrare, perché un creatore, un fratello, un anziano, aveva parlato male pure di me. Io avrei potuto dire, a voi dopo, feci buono, così il Signore ci fece. No, io mi sono messo a piangere. Il mio cuore si è spezzato. Chi ama Dio non si rallegra del male degli altri. Amen. Poi se quel fratello ha sbagliato, se la vede con il Signore, intanto voi lo dovevate appoggiare, lo dovevate sostenere. Invece subito ne pigliarono, lo vado a chi ne mi sono annauso. Perché di lui ne hanno detto tante, ma la verità la conosce solo il Signore. È sempre stato una persona usata da Dio, un unto di Dio. La perfezione non esiste in nessun essere umano. Quando qualcuno cade, noi dobbiamo soccorrere chi cade, non rallegrarci e cercare di dare il colpo finale. Amen. Preghiamo, perché chissà cosa ci sarà nel suo cuore, chissà quali saranno le sue preghiere rivolte al Signore. Amen. E può darsi che si troverà solo nelle sue preghiere. Ma io voglio che ci siano nelle sue preghiere anche le nostre preghiere. Amen. E per quanti si trovano in balia degli scellerati che di amore di Dio non ne posseggono perché non lo hanno mai conosciuto. Chi ha conosciuto l'amore di Dio non sparla. Chi ha conosciuto l'amore di Dio esprime amore. Noi eravamo peccatori e lo siamo ancora, perché nessuno di noi è perfetto. Però l'amore di Dio continua a coprirci. Amen. E a mantenerci in vita, dandoci tutto ciò che ci necessita. Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro che è nei cieli. Ecco chi è l'uomo. Oggi ti innalza, domani ti butta nel fango. Ecco perché Dio fa le cose a modo suo. Fa le cose più strane di questo mondo. Io, fratelli, ve lo dico, sono sul pulpito e se mento e Dio lo sa. Io, tutt'oggi, io prenderei a quel fratello che l'hanno destituito, che non fa più l'anziano, io lo rimetterei al suo posto invece. E direi a tutte quelle teste calde e ignobili, il Dio ci insegna ad aiutare colui che è caduto. Non ci insegna a salire con i piedi sulla faccia di colui che cade. Se è caduto poi, sapete, ne dicono tante cose in giro, ma siccome l'uomo
si rallegra quando sente dire delle cose strane nei confronti degli altri, perché l'uomo vuole tenersi sempre in alto, sempre più in alto, superiore agli altri. Alleluia. Amen. Io vi dico una cosa. Preghiamo. Preghiamo per quel fratello che una volta era anziano e ora non gli hanno tolto il compito, perché io l'ho conosciuto, e anche se ha detto qualche frase contro la mia persona e contro questo luogo, questo non mi autorizza ad agire nella stessa maniera. Sono momenti che uno, sono delle frasi che possono sfuggire. Amen. Ma la cosa più bella è il perdonare e venire incontro al fratello o quella sorella che sono caduti. Bene hai fatto, figliolo mio. Bene hai fatto, figliola mia. Sei stata fedele in poche cose, ti costruirò sopra molte cose. E Dio ci benedica. Tu hai le chiavi della morte dell'Ades, hai le chiavi di ogni cosa, Gesù. Il Padre le ha affidate a te. Alleluia, gloria al tuo nome. E quando tu apri, nessuno può chiudere. E quando tu chiudi, nessuno può aprire. Quindi, oh Signore, tienici sempre al tuo servizio. Aprici le porte, Signore, tutte le volte che dobbiamo entrare per esse, e chiudere quando, Signore, abbiamo bisogno che tu le chiuda. Vogliamo esserti fedeli fino alla fine, sia nelle piccole cose che nelle grandi cose, perché tu sei l'Eterno di tutto. A te appartiene il regno, la potenza, la gloria, Padre Santissimo, e a Gesù benedetto con te in eterno. Amen. Amen. E Dio sia lodato, il Signore ti benedica.